è stata un personaggio di passaggio d'epoca. Un caso interessante di femminismo non classico, non antagonista al maschio. Il modo migliore per piegare un uomo è sedurlo e Marina è riuscita a essere femminista sottomettendo i maschi. Vittorio Sgarbi ricorda così Marina Ripa di Meana, morta il 5 gennaio dopo una lunga lotta contro il cancro. Il critico d'arte ricorda anche il famoso episodio in cui Marina Ripa di Meana gli versò addosso la pipì, piscio d'artista, perché non aveva esposto una sua foto. Era parte della sua natura provocatoria che non alterava il suo temperamento giocoso e divertente. Era una donna voluttuosa e decadente. Poi ci siamo riappacificati, dice Sgarbi. E racconta: la conoscevo da tanti anni. Ci vedevamo tranquillamente e sapevo che stava male. Era bella, una figura interessante. Ha rappresentato, spiega, una fase evoluta della femme fatale. È riuscita a rovesciare le parti uomo-donna in un momento in cui la parità era molto complessa. Adesso le donne fanno quello che vogliono. Lei è stata uno dei primi casi.